Un saluto a tutti da Snowkills, ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Dopo tanto tempo, ragazzi, dopo queste vacanze natalizie, finalmente si torna in guerra tra gilde, anche perché in tutti questi giorni ho solamente mangiato e fatto rolling. Prima di cominciare, volevo andare a salutare Nicolo Arcini, Davide, Vlafra25 e Daniele Bosica. Quindi ciao a tutti, ragazzi. Quindi torniamo a darci un po' da fare con qualcosa di attivo e andiamo a vedere se riusciamo a combinare qualcosa in questa war. Allora, abbiamo gli Da Damin, i Ballets, i Titani e gli Anarchici. Allora, iniziamo a dare uno sguardo. Abbiamo qui 200K, 195K, 180K e gli Anarchici 214K. Allora, io direi subito di andare a vedere questo 214K degli Anarchici. Parecchie strutture fuori. Poi abbiamo Teschio che sta qui. Vabbè, io proverei con gli eroi che ho qui sotto ad attaccare così frontalmente, anche se con questa formazione si potrebbe provare anche una Babbo Strategy, volendo, sostituendo Teschio con Babbo e poi attaccando frontalmente. Non sarebbe neanche male darle un bel colpettino iniziale. Vabbè, proviamo un po', vediamo un po' nei vari tentativi come farò. Vediamo un pochettino se riusciamo a tirar fuori questo Barba. Vediamo un attimo. Vediamo. Allora, se facciamo così, vediamo se riusciamo a eliminare anche questo teschio. Non dovremmo adesso avere problemi. Perfetto. Forse, ragazzi, non bisogna mai dire perfetto con Vlad e Golem, perché c'è proprio non è perfetto niente. Però ce l'abbiamo fatta, scampato pericolo e ci siamo riusciti anche tutti vivi. Siamo riusciti a tirar fuori quel Barba Bianca e va benissimo. 529 punti per il primo attacco. Vado a rifare qualche truppetta che nel frattempo è morta. Andiamo un attimino a vedere quale sarà il prossimo attacco. Direi di dare uno sguardo a 206K degli Eda Damin. Allora, qui abbiamo Psycho Scudo sul Re Fantasma, un teschio da questa parte, Golem qui, vari 190, 198, 192, 179. Qui ci sarà un totem, qui ci sarà un altro totem. Molte strutture fuori che a questo punto cercherò di gestirmi magari con Aries e Barba per far poccare tantissimo. Comunque vediamo un pochettino. Proviamo a mettere qui Aries, vediamo un po' il danno. Allora, il danno non è tantissimo. Se mettiamo di qua Barba Bianca, vediamo un po' che cosa succede. Andiamo sicuramente a togliere della vita. Poi scendiamo tutti a questo punto e vediamo un po' che cosa succede. Si attiva il mio Aries. Tempismo perfetto. Se skilla anche Grindfind. Se skilla anche Grindfind, io continuo a mettere pupazzetti. Speriamo vada tutto bene. Sono tutti vivi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Anche questo. Con la forza bruta, ragazzi, e con Cavalier Teschio che una volta che accende la skill non vuole saperne niente. Anche molto fortunati, sicuramente, con un Aries che è andato a skillare proprio nel momento giusto di massima aggregazione di skill quasi cariche. Quindi ci è andata bene. 517 punti, ci vuole anche ogni tanto, ragazzi, un po' di fortuna. E andiamo con il prossimo attacco dopo aver ovviamente rimesso tutte le truppette morte, che buggano continuamente, ragazzi. Truppette è una cosa odiosa perché si bloccano, devo riavviare il gioco ogni volta. Ah, si bloccano così e non scende più e non funziona più un'altra volta, bisogna per forza uscire. Stessa cosa, si è bloccato anche qui. Non è morto nessuno finora, non ho speso gemme e andiamo a vedere un attimino i prossimi attacchi. Allora, 190K, 95 e 93. Quindi prossimo attacco 195K dei Ballets. Allora vediamo. Qui abbiamo un Barba Bianca, un teschio da quest'altra parte. Se tiriamo fuori teschio di qua, metto Mino, anche perché con Mino un paio di skillate ed è fatta. Però di qua c'è anche questo barbetta che potrebbe essere buono per far scoppiare una zucca, quindi. Oppure posso semplicemente scendere tutti a blocco qui e vediamo che cosa succede. Comunque, proviamo un po' e vediamo. Allora, io direi di provare con Barba all'inizio, ma scenderli proprio tutti così subito. Che ingaggia Aries, vediamo se riusciamo a farli. Vediamo un attimino. Skilla Grindfind. 49, ragazzi, 49.
53. Non potevo interrompere perché ogni secondo poteva essere. Poteva essere quel secondo decisivo che scoccava il 50. Quindi quel 49 lì. Ragazzi, il terrore puro. Però ce l'abbiamo fatta anche questo. Perché, ragazzi, guardate. 149 puzzosissimo, ma Cavalier Teschio non vuole saperne niente, sta lì, martella, fa fuori tutti, skill soltanto a 7, iscrizione 96, a 149 buttato lì, è un mostro ragazzi, eroe veramente troppo OP. E quindi come vedete questa strategia, da quando questo Teschio come da pronostico, tra poco arriva anche Golem, ragazzi, arriva anche Golem. E comunque ci siamo beccati 501 punti anche qui. Un paio di perdite e tanto terrore, ragazzi, davvero tanto terrore su quel 49%. Veramente che non passava mai. Riandiamo come al solito a ritirare su le truppettine che sono morte e proseguiamo con il prossimo attacco. Questa volta sta andando bene, ragazzi. Questa tattica di sfondamento pare funzionare. Il prossimo attacco in potenza è il 193k degli anarchici. Allora, vediamo un po'. Anche qui non vedo particolari magheggi di elettrica e di strani psycho scudo in quantità industriale. Quindi vedo una certa concentrazione di immortalità da questa parte. Allora, io vorrei provare a tirar fuori questa roba qui insieme a tutte le truppette e spianare il resto, perché non conviene andare subito da Grindfind, conviene sperare che Grindfind venga silenziato al momento giusto da Aries. Magari con Aries riesco a indebolirli un pochettino da questa parte. Vediamo un attimino che cosa mi viene in mente. Allora, proviamo a fare, a mettere Barba Bianca qui. Anche se forse dovevo metterlo sopra. Vediamo un attimino da chi viene ingaggiato e siamo pronti a scendere tutto il resto. Allora, il Permastan che non fa male al nostro Barba, tira qualche cannonata in più. Poi a questo punto scendiamo tutti perché sta per finire. Vediamo un attimino che succede. Si accendono tutti, non pare che Aries... Non sembra che ci ha preso Ares. Attenzione, Atlanticuore, ormai superato il più per cento che potevamo fare. Vediamo che cosa sta succedendo, che ce l'abbiamo fatta grazie a molteplici skillate di Barba. Abbiamo perso anche solo Grindfind, ragazzi. Lì sicuramente c'era il mio Teschio contro il suo Teschio lì a lavorare. Va benissimo, 498 punti presi anche questa volta, che ragazzi non so mai come va a finire in questi combattimenti di oggi. Quindi andiamo un attimino a rianimare il nostro Grindfind e riarruolare qualche truppa. Non rimane che l'ultimo attacco, ragazzi. Sono volati oggi questi attacchi, riusciti quasi praticamente sempre al primo tentativo, sperando anche che non andasse qualcosa storto. Ma questo Teschio, ragazzi, veramente molto molto figo in war. È la prima volta davvero che ci faccio una war, perché l'ultima l'ho messa sul canale secondario che vi invito a visitare. Ci ho buttato l'ultima war perché non potevo registrarla. Il prossimo attacco in potenza è il 191k degli anarchici. Allora, vediamo, anche qui non ci sono elettrica. Ragazzi, che fine hanno fatto tutti gli elettrica che ultimamente erano ovunque? Non si sa. Comunque non ci sono più elettrica e abbiamo Golem, Teschio e Barba, ragazzi, da questa parte più tankosi, mentre abbiamo i buffi e debuff da questa parte con rigenerazione 5. Quindi qui praticamente non dobbiamo fare altro che attaccare da questa parte contro i tank, tenerli qui praticamente a lottare mentre Aries si debuffa tranquillamente tutti gli altri e gli fa perdere energia. Speriamo di riuscire anche quest'ultimo combattimento, ragazzi. Non sono mai scontati perché comunque sono tutti con molta potenza, però sto notando che questo Barba Bianca qui e a quanto pare anche questo Golem sono prima evoluzione, non seconda. Quindi ragazzi, qualcuno anche lui parecchio potere e senza eroi principali trovati subito, sfigato come me. E quindi andiamo un po' a vedere come potrà andare questo combattimento. Allora, piazziamo il nostro Barba Bianca qui, così poi dovrebbe farsi tutto il giro, tutto il giro, e ingaggiare solo da questa parte. Proviamo, mettiamo lui e teniamo pronti anche tutti gli altri mentre lui si va a fare il giro. Gli diamo qualche secondo che qualcuno vola e scendiamo anche tutti i vari soldatini. Vediamo Aries, vediamo un po' il Teschio lì sopra, è molto importante. Si accende anche il mio Teschio, vediamo che fine fa quel Teschio.
è resuscitato, ragazzi. State attenti, se abbiamo superato il 56%, come va, perché siamo oltre. Guardate che sta facendo fuori tutti, però ce l'hanno fatta, ce l'ha fatta il mio super team di eroi a far fuori anche quel teschio, e oggi ci siamo beccati un bel amplem. Guarda che infame quel Babbo Natale! Mi ha seccato a sfregio 178 truppe, ma l'avete visto? 496 punti, 15 fiamme prese in questa war, andata, devo dire, davvero liscia. Vediamo un po' la mia posizione, questa volta fiero, 2500 punti, secondo, dopo possiedo morte. Saluto tutti quanti gli Obscurated, che sono la mia gilda, gli Anarchici, i Titani, gli Edadamin e i Ballets. E quindi che cosa altro dire? Per questo video è davvero tutto, io vi saluto, vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e anche un commento, e ci vediamo come sempre nel prossimo video.